Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo per il secondo giorno a Copenaghen e questa mattinata l'abbiamo dedicata a vedere un'applicazione pratica di quello che abbiamo visto ieri, vi abbiamo mostrato ieri, in particolare relativamente alle auto elettriche. Una società partecipata tra l'altro dallo Stato italiano come l'Enel sta sviluppando in Danimarca una tecnologia innovativa e molto utile in vista di una riconversione del sistema energetico nazionale verso l'energia rinnovabile, cioè un sistema di cessione, una colonnina di ricarica delle auto elettriche che ha input e output, cioè serve sia per caricare la batteria della macchina elettrica, sia cedere energia della batteria dell'auto elettrica alla rete per far fronte a quelle che sono le esigenze della rete stessa, per stabilizzarla. Cioè quando con le energie rinnovabili c'è un eccesso di produzione, tu incameri energia con l'auto e quando invece c'è scarsa produzione, cede energia, quindi diventi tu cittadino un produttore di energia e la cedi alla rete. Questo è un sistema che potrà essere utile in futuro anche all'Italia per fare questa transizione verso le rinnovabili. L'abbiamo vista stamattina concretamente applicata all'interno di un'impresa, di una società, di un'impresa che lavora in Danimarca. 10 auto che prima erano auto diesel sono state riconvertite in auto elettriche e sono state messe collegate alla rete con questo nuovo sistema. Ciò che notiamo e ci fa arrabbiare un po' è che chi sta sviluppando questa tecnologia è una società partecipata dallo Stato italiano, che sviluppa, crea innovazione, crea futuro in Danimarca. E perché? Perché in Italia quello stesso Stato che partecipa dentro quella società non fa le leggi che gli permettono di lavorare, di innovare. Gli italiani vanno all'estero a fare innovazione. Senza poter riportare quel know-how, quella conoscenza, quell'esperienza, quell'idea di futuro nel nostro paese che rimane indietro. Il nostro paese non può rimanere indietro perché abbiamo delle competenze incredibili. E tra l'altro vogliamo non solo che quel sistema venga messo in circolazione anche in Italia, ma che la produzione stessa di quel sistema venga fatta in Italia. Quindi, prego. No, tra l'altro è un paese interessante anche da altri punti di vista. Diciamo che il piano energetico della Danimarca, che al 2050 vuole raggiungere l'uscita dal petrolio, ha dei lati molto interessanti, altri che non ci piacciono, per esempio quelli sull'incenerimento. L'incenerimento non è una cosa che è contemplata nel nostro piano energetico. Gli inceneritori non sono per noi termovalorizzatori, sono inceneritori, e per questo non vale neanche la pena continuare a portarli avanti come progetti. Ma da altri punti di vista loro hanno una produzione da energie rinnovabili molto interessante dal punto di vista dell'eolico. E per questo adesso si stanno chiedendo come stabilizzare questa produzione, cioè ci sono dei periodi in cui loro hanno bisogno di più energia, la devono incamerare e poi rilasciare. E come vi diceva Riccardo, uno degli espedienti che si potrebbero utilizzare in questo momento storico per riuscire ad incamerare energia e poi rimetterla sulla rete sono le automobili, e questo progetto lo sta sviluppando l'Enel col V2G, col Vehicle to Grid, che è uno degli strumenti che si stanno mettendo qui appunto in Danimarca e che non si possono mettere appunto in Italia perché mancano alcune normative lo impediscono. Ma questo è anche il paese in cui senza una legge comunque c'è la flex security, quindi quello che noi diciamo da tempo sul reddito di cittadinanza, c'è l'università che è sostanzialmente gratuita, ed è un paese in cui si è fatto un referendum per l'ingresso nell'euro ed è stato bocciato, tra l'altro. E infatti questo è un paese che è nell'Unione Europea ma non è nell'euro. Ci sono, come sempre, noi non siamo quelli che vanno all'estero e vogliono osannare i paesi esteri, ci sono delle buone pratiche da importare, soprattutto se sono portate avanti da aziende italiane. Adesso siamo in albergo perché abbiamo concluso i nostri incontri e più tardi andremo a prendere l'aereo. E intanto abbiamo incontrato alcuni attivisti del movimento che sono qui a Copenaghen, tra cui lui, Stefano Sodano, Stefano Sodano. Michele Sodano, scusa, Michele Michele Sodano, Sodano. ci siamo appena conosciuti. Ieri ci ha scritto via email, ci ha detto: Sì. "So che siete a Copenaghen, vediamoci." E lui è uno di quelli che studiava in Italia e poi ha deciso di venire a studiare qui, corretto? Sì, ad un certo punto sembrava quasi inconsostenibile. È oggettivamente difficile studiare in Italia perché
comunque bisogna essere sempre mantenuti dai propri genitori. E qua invece una cosa che avevo già intuito e poi si è dimostrata, proprio, non un'eccezione ma una regola per ogni danese, diciamo, l'università è completamente gratuita e in più con delle piccole forme puoi ottenere, diciamo, i finanziamenti dallo Stato, quindi tutti i danesi loro hanno circa 1000 euro al mese diciamo, di stipendio, di mantenimento per 5 anni. Cioè, ci raccontavi che il danese, lo studente danese all'università prende, tutti prendono dallo Stato 1000 euro al mese, sì, per 5, circa... 1300 euro al mese per 5 anni. No, loro ne prendono circa 1000 euro. 1000 euro per tutti. Una cosa invece che funziona per tutti, credo tutti gli europei, comunque anche io ne ho beneficiato, è una formula per cui alla fine della tua laurea, tu per 2 anni, fin quando non trovi lavoro, hai sì 1300 euro al mese. Questo cosa permette? Permette che non devi accettare la prima proposta, quindi hai un lasso di tempo in cui puoi valutare qual è la migliore opzione, e questo anche l'idea del mercato del lavoro verso un altro, diciamo, quindi sia sulla qualità, perché ognuno può fare veramente quello che vuole, sia comunque, appunto, non bisogna accettare il primo lavoro, le condizioni spesso malsane delle aziende italiane. Anche un'altra cosa che voglio ricordare, adesso ho cominciato a lavorare, qua c'è un rispetto profondo del lavoro, per cui gli orari di lavoro vanno dalle 9 alle 5 e nessuno si sta mai oltre questi orari prestabiliti. Viceversa invece purtroppo siamo abituati a vedere a Milano, comunque tutte le grandi città, io personalmente i miei ex colleghi che mi dicono mica noi qua lavoriamo a volte anche fino a mezzanotte, anche il sabato e la domenica. Sono tutte delle pratiche, insomma, che non vanno bene, e comunque abbiamo molto da imparare da questo sicuramente governo danese, che ci sono delle luci e delle ombre, sì. Però sicuramente lo Stato danese, voglio dire, è una vera differenza, che non fa sentire il cittadino dipendente dal denaro. Cioè, il denaro non è più quella variabile tremenda che condiziona tutta la tua vita, ma è un diritto, come il diritto a un acqua, come il diritto a una parola e tante altre cose. Quindi cambia proprio la mentalità. Cioè, non siamo tutti ricchi, ma cioè, siamo tutti ricchi, nel senso, ma il senso è viviamo senza pensare al denaro come appunto una cosa più importante. La prospettiva di perdere il lavoro non è un'angoscia per il danese. No, no. Perché ci dicevano che una volta che entri nel mondo del lavoro comunque c'è una libertà di licenziamento estrema, cioè ti licenziano con un SMS, sì. però hai delle garanzie, è compensato sì, a parte che ci sono una serie di benefit molto grandi. Tu qua di media si hanno 6 settimane di ferie all'anno pagate, e in più mi accorgevo io che c'è un fondo che si chiama Ferie Bank, per cui uno Stato convenziona chiaramente attraverso le tasse una somma di denaro da te, e poi quando vai in vacanza te ne ridà e tu puoi spendere questa somma di denaro, quindi insomma, e se ti licenziano, come dicevi tu giustamente, sei sempre coperto da queste forme di garanzia, di assicurazione, per cui comunque tu otterrai sempre almeno l'80% del tuo stipendio, se non so. Quindi, tu sei venuto qua a studiare, quindi hai fatto qui l'università, no? Ma hai notizia di ragazzi che come te invece sono venuti dopo la laurea, cioè si sono laureati in Italia, hanno studiato lì, si sono preparati lì, hanno studiato le lingue e poi dopo sono stati acquisiti, cioè inseriti nel mercato del lavoro qui in Danimarca? Sì, assolutamente, ne conosco diversi, che perché qua comunque non arrivano semplicemente, diciamo, gente che ha fatto università, che ha studiato, qua arrivano, il flusso italiano è in continua crescita, naturalmente arrivano anche, diciamo, pizzaioli, gente che lavora nel food and beverage, diciamo che a 360 gradi la Danimarca sta prendendo noi italiani. Sarebbe bello che questo trend potesse anche invertirsi. Ieri l'ambasciata ci ha detto che qui ci sono 1000 nuovi italiani all'anno e c'è un trend in crescita di arrivo di italiani continuo, quindi adesso capiamo anche perché. Tu ci stai raccontando la storia di uno studente, ma anche quello di un lavoratore, e comunque la vita di una persona che può perdere il posto di lavoro e può entrare in un programma di sicurezza dello Stato che ti consente di trovarne un altro senza dover accettare qualunque cosa. E questa è poi la questione che viene sempre utilizzata quando si parla del Jobs Act in Italia, no? Jobs Act, quando l'hanno introdotto, ma anche le precarizzazioni precedenti, era: ma in tutto il mondo si perde il lavoro continuamente e poi lo si ritrova? Sì. Però in Italia vi siete dimenticati l'altra parte, cioè che quando perdi il lavoro devi dare delle garanzie a chi l'ha perso per non perdere la testa, e questo è uno degli esempi classici. E ieri ci hanno detto anche che non esiste una legge
che istituisca la flex security e quindi che permetta al lavoratore di entrare in un programma di reddito quando perde il posto di lavoro. È tutto fatto con contrattazione collettiva. Questa è anche l'altra cosa incredibile. La Confindustria, diciamo così, i sindacati e lo Stato fanno l'accordo, e quello è l'accordo che vale per quella categoria che perde il lavoro e entra in un programma, chiamiamolo di reddito di cittadinanza come lo chiameremo noi in Italia, ma un programma che porta verso una nuova occasione di lavoro. E infatti abbiamo incontrato tantissimi italiani ieri, tanti. Questo mi sembra aver capito, perché poi la Danimarca è nel mercato europeo, tra l'altro ha un cambio, non ha l'euro ma un cambio fisso, quindi sostanzialmente per sua decisione, quindi sostanzialmente ha non ha proprio l'euro, però nell'eurozona in qualche modo c'è entrato o ci sta pian piano entrando. Quello che ho notato è che con questo sistema di supporto alla cittadinanza si evita che ci sia una svalutazione del lavoro, perché non svalutando la moneta, però loro non hanno svalutato il lavoro come è successo in Italia, pagando sempre meno i propri dipendenti. Anzi, crescono gli stipendi, crescono per mezzo, credo. E questo fa crescere anche il mercato interno, quindi le aziende hanno la possibilità di vendere i loro prodotti e ai cittadini che hanno un buon tenore di vita. Non si è creato quel meccanismo vizioso per cui io, in piccola e media impresa italiana, devo sottopagare perché non ce la faccio più i miei dipendenti, i dipendenti non avranno più i soldi per comprare i miei prodotti e quindi io comunque alla fine devo essere chiuso, essere magari comprato o sostituito da una multinazionale. Qui invece l'impresa, nonostante comunque i cittadini danesi guadagnino fior fiori di stipendi perché hanno un tenore di vita molto elevato, lavorano bene anche col mercato europeo, anche con quei paesi che hanno l'euro. Quindi non vuol dire, non necessariamente dobbiamo pagare poco i nostri cittadini per poter fare mercato, per poter partecipare al mercato europeo. Questo è un insegnamento che possiamo portare a casa. Al contrario, anzi, un'altra cosa che voglio dire sul lavoro e sui redditi è che a differenza degli italiani, qua la variabile del risparmio non esiste. Cioè, proprio perché ci sono tutte queste forme di garanzia, lo stipendio che viene guadagnato ogni mese viene speso completamente. Perché non hai paura del futuro. Perché non hai paura, ma questo naturalmente a livello di moltiplicatore economico, insomma, ha un effetto spaventoso, perché naturalmente tu rimetti in circolo sempre questo denaro che va crescendo, no? Le tasse vengono tutte pagate fino a un ultimo centesimo con un sistema informatico anche molto snello e molto positivo. Quindi insomma sì, c'è assolutamente questa sicurezza, anche nonostante che siamo fuori dall'euro, insomma, nonostante abbiano la loro indipendenza, ma c'è molta forza sicuramente, e hanno fatto democraticamente con un referendum, insieme a Svezia e Norvegia, che sono loro. Nonostante anche ieri ci raccontavano che molti dei prodotti industriali arrivano anche nei nostri mercati e non vanno in competizione con prodotti aziendali, ad esempio come potevano essere le pompe di circolazione dell'acqua, con prodotti dove tipicamente noi saremmo molto più competitivi come fascia di prezzo, perché i dipendenti costano molto meno, e invece sono leader del mercato e riescono a entrare anche nei mercati europei di tutti i paesi senza avere un problema di concorrenza legato al prezzo. Cioè, per cui obiettivamente in quel caso si è fatta anche una scala di prodotti tali per cui loro oggi riescono a vendere quei prodotti garantendo degli stipendi di alta qualità per i propri dipendenti. Un'altra cosa che ho notato, ma soprattutto questa mattina, è che le aziende, tu penso lavori in un'azienda, esatto, le aziende riescono a innovare molto perché non hanno una burocrazia che li sta assillando, cioè è molto flessibile questo. Quindi chi ha un'idea la può sperimentare, portare. Ho visto tante sinergie tra pubblico e privato, in cui il pubblico fa il pubblico, il privato fa il privato, ma lavorano insieme per portare avanti delle idee da sperimentare e poi mettere in circolazione. E non vedo, e nessuno si è lamentato delle scartoffie, delle mille carte che devono compilare o chiedere il permesso all'ufficio. Cioè c'è una flessibilità anche in questo. E probabilmente questo facilita ulteriormente il lavoro delle aziende, meno burocrazia, meno costo per le aziende ed è ricchezza che puoi dare ai tuoi dipendenti per valorizzarli. Certo. Bene, questo non voleva essere uno spot per la Danimarca, quindi restate in Italia e restiamo tutti quanti insieme a combattere. Ma la domanda infatti finale è se vuole vorrebbe tornare. Io immagino che tu ci voglia tornare. Io assolutamente voglio tornare in Italia, anche perché poi a un certo punto c'è anche la responsabilità di portare queste conoscenze da noi.
Per la prima volta dopo 10 anni mia madre mi ha detto la settimana scorsa: Michele torna in Sicilia, ad Agrigento, perché in effetti se ne stanno andando tutti e poi chi rimane, vabbè, vicini di case mostri ad Agrigento come Alfano. Ah, tu sai, i conterranei di Alfano. Sì, esattamente. Quindi bisogna solamente ritornare, anche perché, come ho detto anche prima, ti ho scritto, che sicuramente la Danimarca non può diventare come l'Italia, perché questo il nostro clima, la nostra socialità, insomma, la nostra generosità, se la possono sognare. Però l'Italia potenzialmente potrebbe diventare come la Danimarca, cioè avere un po' come la Danimarca, prendendo le cose migliori, naturalmente, non tutto. Quindi torneremo. Infatti il bilancio di questo viaggio è sicuramente quello legato soprattutto al fatto che questo paese dà possibilità di innovazione ad aziende nostre che abbiamo in patria, che hanno un know-how per fare innovazione. Quindi non ci dobbiamo inventare niente, anzi ci stanno rubando le menti, rubando nel senso ovviamente della geopolitica, le menti e anche le aziende innovatrici. Quindi dobbiamo soltanto sfruttare quello che abbiamo in patria e evitare di perderlo. E per fare questo ovviamente ci dobbiamo liberare di gente come il ministro del lavoro che dice invece di compilare il curriculum andare a giocare a calcetto, ci dobbiamo liberare di partiti che si sono fatti finanziare in questi anni le campagne elettorali alle aziende di carbon fossili e poi quelle hanno bloccato lo sviluppo delle rinnovabili in questi anni, ci dobbiamo liberare di un'elite, di un establishment, di quella parte di paese che dice sempre non si può fare, non si può fare, non si può fare. Ce li ritroviamo in Parlamento ogni giorno, ce li ritroviamo al governo, a capo delle authority, a capo delle partecipate di Stato, ed è sempre un non si può fare. Invece tante cose si possono fare e basta un po' anche ampliare gli orizzonti per capire che ci sono buone pratiche e possibilità ovunque, che altri hanno sfruttato meglio di noi e che in realtà noi potremmo sfruttare molto meglio. La Danimarca non è l'Italia, per carità, è grande quanto l'area metropolitana di Roma dal punto di vista della popolazione, però è anche vero che se noi siamo uno Stato più grande abbiamo anche più strumenti, più potenziale e siamo una potenza a livello mondiale prima di tutto per cambiare noi stessi. Quindi in questi giorni sicuramente abbiamo avuto modo di stabilire contatti sia istituzionali, accademici e con aziende che ci serviranno nel continuare a sviluppare la nostra politica energetica per l'Italia, che ricordo a tutti è un programma energetico messo in piedi da nostri parlamentari, da parlamentari europei, alcuni di questi sono Gianni Girotto e Davide Crippa, un programma che al 2050 esce dal petrolio e vede l'uscita dell'Italia dal petrolio, al 2020 l'uscita dal carbone, un paese che cerca di essere il più possibile autonomo energeticamente, con energie green, rinnovabili e con un piano realistico che non dice domani usciamo dal petrolio, ma dice cominciamo a programmare per questo paese a medio e lungo termine e chiediamo ai cittadini di sorvegliare quella programmazione affinché al di là che ci sia o meno un governo del Movimento 5 Stelle si possa ambire ad un paese che crea posti di lavoro dalle energie rinnovabili e crea più economia per le famiglie italiane grazie ad un piano energetico che non ci vede più dipendenti da altri stati come siamo dipendenti oggi. Ciao a tutti.